Ciao, eccoci di nuovo insieme per un altro appuntamento per scoprire altri elementi all'interno del nostro studio di registrazione chiamato appunto Collettivo Mood. Nell'ultima puntata abbiamo parlato di microfoni, come funzionano le varie tipologie di microfono. Oggi parliamo di due elementi fondamentali all'interno della nostra catena. Il primo è chiamato Patch Bay e scopriamo cos'è e come funziona, e il secondo elemento è il preamplificatore del microfono, appunto collegato al microfono. Allora, come funziona la faccenda? Come facciamo a portare il segnale di un microfono da una certa stanza fino alla regia? Beh, questo l'abbiamo già visto quando abbiamo parlato dei vari collegamenti, ma di fatto, per fare un brevissimo riepilogo, c'è un cavo chiamato multicore che dalla stanza, in questo caso dalla stanza A, arriva fino alla regia portando diversi collegamenti all'interno di sé. Questo che vediamo è uno dei pannelli presenti nella stanza A, 12 connettori femmina nella parte superiore più 4 nella parte inferiore, che attraverso un cavo consente appunto di portare il segnale in regia. Io dal mio bel microfono collegato qui nella nostra stanza attraverso il cavo XLR, in questo caso cavo maschio che va nella presa muro femmina, mi troverò in regia quel tipo di collegamento, ma lo troverò sotto una forma diversa. Non troverò più l'XLR, ma troverò un pannello appunto chiamato Patch Bay, in cui sono presenti una serie di vari fori, ognuno relativo ad una presa presente nelle varie stanze, diciamo le prese a muro presente nelle varie stanze. Ecco, questa è la Patch Bay presente nel nostro studio in regia. È di fatto il cuore di collegamento tra tutte le prese all'interno dello studio, sia nelle varie stanze dove suoneranno gli strumenti, sia all'interno della regia. Ecco, questa è una patch bay che abbiamo costruito qui, che ho saldato fisicamente proprio sul retro in un parecchie sere dello scorso anno, in estate. E adesso andiamo un po' a capire qual è appunto lo scopo, perché abbiamo deciso di mettere una patch bay in studio. Ecco, io in queste fotografie vedi una serie di immagini di patch bay presenti in altri studi, ovviamente anche più grandi di questa e fatte magari anche molto meglio. Allora, di fatto cos'è? Una patch bay serve per effettuare il routing, cioè il collegamento, e per smistare segnali audio da e verso ingressi ed uscite a seconda delle varie esigenze che ti possono servire. Ha una dimensione di forma rack, che è lo standard dimensionale che viene utilizzato normalmente negli studi di registrazione e anche in prodotti che vengono utilizzati dal vivo. È di fatto uno dei collegamenti, degli outboard sono chiamati, più vecchi inventati, perché era quello che veniva utilizzato per smistare le linee telefoniche all'epoca, quando non c'erano ancora i collegamenti con le centrali, ma c'era una persona che fisicamente metteva in contatto due numeri. Ed è proprio una cosa particolare, perché questo tipo di collegamento, questa presa che ti faccio vedere adesso, questo tipo di appunto piccolo jack stereo si chiama Bantam, ed è esattamente il formato che veniva utilizzato per connettere i telefoni all'epoca, le linee telefoniche all'epoca. Ora vediamo un po' come funziona questo tipo di collegamento all'interno del nostro studio. Ecco, dunque, ipotizziamo di aver, come detto, collegato il microfono nella presa nella stanza A, quindi presa numero 1 presente nel pannello della stanza A. Eccolo qua. Questo buco qua, numero 1, è il buco corrispondente, il collegamento corrispondente con la presa numero 1 presente nella room A, nella stanza A. E ne ho 12, poi ne ho altre 24 nella stanza B, altre 8 in un'altra parte della stanza B, cioè la parte grande, più altre 4 in regia. Ebbene, in questo cavetto ho il segnale del microfono collegato. Cosa faccio? Dove lo metto? Questo lo posso mandare, il segnale lo posso far arrivare in varie parti a seconda di quale sarà il foro che io sceglierò di utilizzare. Per esempio, se io voglio andare a registrare il canale della voce, il canale numero 1 della stanza A, su un canale del computer, dovrò passare, e questo è il secondo elemento, per un preamplificatore che preparerà il segnale proprio dal punto di vista elettrico, lo renderà adatto, idoneo ad essere registrato. Decidiamo di, per esempio, utilizzare il preamplificatore numero 1
chiamato Grace Design numero 1. Allora cosa faccio? Questo segnale lo prendo e attraverso il cavo lo mando al canale numero 1. In questo caso, in questo modo, adesso io sposto la videocamera, ecco, vediamo che il segnale, in questo caso si sta illuminando questo perché questo che sto usando io per parlare, ma io l'ho mandato a questo preamplificatore qua. Attraverso questa presa io posso dare la Phantom, la famosa corrente fantasma, e io attraverso questi diciamo interruttori e questo potenziometro io sono in grado di regolare la quantità di segnale che mi arriva da quel microfono. Ecco che quel segnale adesso me lo troverò, passando per il mio preamplificatore, quello che ho scelto, me lo troverò all'interno del computer in un canale stabilito, cioè io so che all'interno del mio computer quel preamplificatore è il canale numero 1 anche all'interno del computer. In realtà manca un componente che vedremo la prossima volta, cioè tra il collegamento del microfono che arriva alla patch bay e il computer c'è un altro elemento in mezzo che scopriamo, ripeto, nella prossima puntata. E spero di esserti riuscito a spiegare il funzionamento della patch bay, perché in realtà dice vabbè, che cosa ci vuole, però se ci pensi bene è veramente una grande trovata. Quale sarebbe l'alternativa se non avessi la patch bay? Sarebbe quella di stendermi in terra dietro tutti i miei apparecchi e andare a cercare il cavo corrispondente alla presa che ho nel muro nella stanza A e cercare la presa che appunto mi porta al preamplificatore e fisicamente andare a collegare. Dovrei stendermi in terra sotto la scrivania e andare a cercare in tutti i cavi, e ti assicuro che ce ne sono veramente veramente tanti. La patch bay in un attimo mi risolve tutti i problemi, quindi è stata una grande soluzione, una grande idea che è stata appunto inventata all'epoca ma che ancora oggi si continua ad utilizzare. Ti ringrazio per l'attenzione, se il video ti è piaciuto iscriviti al nostro canale e ci vediamo alla prossima. Ciao!